Siamo con Valentina Mari, Ciao attrice Andrea. e doppiatrice, una delle voci più rappresentative della sua generazione. Valentina, come ti sei avvicinata al mondo del doppiaggio? Guarda, quasi non mi ricordo perché ero talmente piccola. Mia mamma ha conosciuto, non mi ricordo come, per caso la famiglia Izzo, la mamma di Rossella, Simona, Giuppi e Fiamma, Liliana, credo al mare a Fregene. E è andato per caso la classica domanda: ah, sai che ti piacerebbe? Magari non vuoi far provare a Valentina? Ho provato per caso e da lì è iniziato tutto. E quindi tu hai iniziato a frequentare le sale veramente Sì, avevo 8 in anni. tenera età. Cosa ricordi di questo mondo buio, fantastico della sala? Guarda, ricordo il mio primo turno, lo ricordo benissimo e mi ricordo chi c'era. Il che è fantastico perché sono non tutte, ma quasi tutte persone che rivedo quasi tutti i giorni. Il mio primo turno è stato Il Bambino d'Oro, film di Eddie Murphy, alla vecchia RTR, che è una sala che voi non conoscete, ma in un posto fantastico a via Barnaba Oriani, dove avevamo un bar, il biliardino, e il biliardo, per cui era ancora l'epoca in cui non esistevano le colonne separate tra un anello e l'altro si usciva e se avevi anche mezz'ora di buco giocavi a biliardo, quindi fantastico, con un giardino bellissimo in cui ci rincorrevamo e giocavamo a nascondino tra bambini. Una villa antica, i Parioli, era proprio un'altra cosa, un luogo magico. E ricordo questo mio primo turno, c'era Stefano Crescentini, Federica De Bortoli, Federico Fallini che non fa più il doppiatore, forse però se cliccate su internet vedete qualcosa ancora. Carnini, mi sembra Paolo Vivio, quindi comunque eravamo noi, Federica e Stefano me li ricordo benissimo ed era un brusio. Si inizia così, no? Da bambino, almeno si iniziava così, adesso forse no, adesso non so come iniziano i bambini, credo che vengano buttati immediatamente nelle colonne separate. Noi iniziavamo così. Io mi ricordo che mi sono trovata in questa sala buia e in cui questi bambini ridevano. Misti nella sala, si camminava ancora quando si facevano i brusii, quindi ci si poteva spostare perché bisognava dare movimento, quindi ci si spostava e si parlava veramente tra di noi. Quindi mi ricordo questi bambini che parlavano, facevano finta di parlare e si raccontavano le cose. Io dicevo, ma questi sono pazzi. E io non ho parlato naturalmente perché ho detto con chi parlo, non conosco nessuno, non capivo che si parlava anche da soli, no? Che hai fatto ieri? No, passa così, perché mi passi la palla? Sì, andiamo! Io dicevo, questi sono pazzi. E quindi mi ricordo che ero timidissima, non capivo che cosa stessero facendo e perché lo stessero facendo. Poi immagino che piano piano sono riuscita. Quasi come se fosse un gioco all'inizio tra Sì, io mi ricordo bambini. che ero molto timida, mi ricordo che ero molto timida, molto chiusa. E che proprio i primi turni non capivo come funzionasse. Perché appunto non venivo messa da sola al leggio, non avevo un ruolo, cioè, ho cominciato con i brusii. E i brusii, se non li conosci, cioè è un'arte anche quella. E comunque sia, pensavo che fossero tutti impazziti, che parlassero da soli o tra di loro di cose per me, che non avevano senso e si muovevano in questa sala buia. Quindi io non sapevo di come, di che cosa parlo, io che dico. Invece non sapevo che potevamo inventarci, nei brusii ti puoi inventare. Ti dà il direttore l'argomento, il tema, ma poi gioca anche la fantasia. E qual è stato invece il primo ruolo importante, il primo ruolo da protagonista o che comunque... Ruoli poi importanti da bambina ne sono venuti tanti, tantissimi. Poi è stato quasi immediato perché era da bambina, proprio bambina, mi ricordo poi io doppiavo soprattutto i maschi, i bambini, pochissime femmine. Era una cosa che mi faceva anche soffrire. In realtà noi tutte bambine, anche Federica De Bortoli, doppiavamo quasi sempre i maschi. Ed era una cosa che mi faceva comunque soffrire e che mi vergognavo di dire ai miei amichetti che non facevano il doppiaggio, perché venivo presa in giro. Al doppiaggio è spesso naturale che le bambine doppino i maschi, che riescano a scurire la voce. Naturalmente i maschi non possono fare altrettanto Con con le le femmine, donne. con dei ruoli femminili, però mi ricordo che era una cosa che mi faceva vergognare, non nel doppiaggio, al di fuori, con gli altri bambini, con i miei compagni di classe.
Com'era il rapporto? Cioè, come venivano il mestiere della doppiatrice? No, non, a scuola comunque era una cosa di cui non parlavo quasi mai, che gli insegnanti non approvavano, i bambini mi prendevano in giro. Comunque poi, voglio dire, Forse non veniva capito il non veniva mestiere. capito, e come tutti i lavori, per arrivare poi bisogna fare dei sacrifici. Chi li fa prima, chi li fa dopo. A quest'età dagli altri bambini i sacrifici naturalmente non venivano capiti e spesso anche da me non venivano compresi, no? Anche quando mia mamma mi diceva: vuoi andare alla festa o vuoi andare al turno? Come fai a scegliere? Perché da una parte volevo andare al turno, però anche la festa. Quindi no, ne parlavo il meno possibile. Mi ricordo che insomma non era una cosa, anche le maestre a scuola non erano contente, non erano d'accordo, se non facevo i compiti è perché magari avevo avuto i turni e mia mamma mi giustificava, si doveva inventare qualcos'altro, non poteva dire che ero andata al doppiaggio, non veniva compreso. Non so adesso come sia la situazione, all'epoca era inaccettabile che un bambino lavorasse. Invece era un lavoro vero e proprio. Comunque ne sono venuti, mi ricordo anche appunto il primo ruolo maschile che fece un film con Maura Vespini, che si chiamava Cischi, ed era un bambino abbandonato, cattivo, violento, ma perché aveva tutta una storia dietro. E comunque appunto mi venivano già spiegate delle cose per interpretare il film che probabilmente per la mia età erano anche molto, molto grandi, molto complesse. E tu, giovane bambina, poi adolescente, c'erano delle doppiatrici, delle voci femminili della generazione precedente alla tua, ovviamente, alle quali sentivi di ispirarti o che cercavi di rifarti o che ti hanno dato qualche ispirazione, qualche suggestione, anche dei film più risalenti, più antichi? No, no, ma non per una questione di presunzione, per carità. Innanzitutto, quando noi eravamo bambini si rimaneva in sala. Allora, non esistevano le colonne separate, per cui tu andavi al turno e anche se avevi tre anelli tu eri in sala e tu aspettavi il tuo turno. Magari non venivi liberata, non venivi aspettata. Con i bambini erano più flessibili, naturalmente. Noi venivamo da scuola, per cui io prima delle 2:15 non potevo arrivare al turno. Però si stava al turno e si aspettava il proprio anello. Quindi era un altro modo di lavorare e quindi stando in sala comunque sia io ascoltavo continuamente le mie colleghe, i miei colleghi e quindi comunque prendevo. Ho lavorato con così tante persone, con così tante attrici, attori formidabili, li ho sentiti, ero in sala con loro che. Giorno per giorno, allora Sì, non ti potremmo dire posso così. dire che adesso qualcuno, no, che tu. Sai, adesso per esempio le nuove leve seguono. Quindi probabilmente adesso non so, ma alcuni probabilmente cercano anche di andare in sala con determinati attori o direttori. Noi li incontravamo e eravamo sempre con attori, direttori, attrici bravissime e dovevamo rimanere là e quindi eravamo lì, sentivamo, ascoltavamo, seguivamo e assorbivamo. Vorremmo qui approfondire alcune delle tue interpretazioni al regio, al doppiaggio. Io partirei da Leon, un film di metà degli anni 90, dove tu presti la voce ad una giovanissima Natalie Portman, che poi è diventata una grande attrice. Cosa ricordi della lavorazione? Ecco, forse quello è uno dei personaggi a cui sono più affezionata. Allora, il mio primo vero ruolo femminile, quindi il mio primo vero ruolo femminile, protagonista assoluta, complesso, fantastico, cioè il ruolo, Tonino Accolla, all'epoca nel clou della sua carriera da direttore di doppiaggio. Quindi un grande onore. Mi ricordo che volevano i provini, lui fece il provino solo a me e non mandò altri provini, dicendo che secondo lui non c'erano altri provini da mandare. Naturalmente questo me lo disse, me lo fece anche notare bene, quindi avevo una grande Una grande responsabilità. scommessa, Sì. diciamo. Una lavorazione faticosissima perché Tonino era faticoso. Era faticoso lavorare con lui perché pretendeva tanto, perché aveva dei ritmi di lavoro che non erano i ritmi consueti,
io avevo 15 anni, andavo a scuola, per cui per lui non c'erano secondo, terzo o quarto turno. Si cominciava, non si sapeva quando, non si sapeva quando si finiva. Quindi mi ricordo che abbiamo fatto anche spesso tardi la sera. Va un ruolo meraviglioso, faticosissimo, meraviglioso, meraviglioso. Una bambina, ecco appunto, quando ti dicevo prima che a volte venivano spiegati o dei personaggi o dei film anche che probabilmente alla mia età non erano film da vedere, no, però tu lo doppiavi e dovevi entrare addirittura nel personaggio e quindi entravi anche in delle realtà che non erano le tue e che probabilmente per quell'età erano più grandi di te. Quindi ti facevano, sono anche, ecco, sono, questi film, Leon mi ha fatto crescere, perché comunque sia, era una cosa per me, proprio quella realtà per me non esisteva, e quindi sono venuta a conoscenza. Un'esperienza di vita, sì, di lavoro. Sì, sì, forse, ecco, il film per me più, così, era il mio film, era la mia entrata, diciamo, nei ruoli da protagonista. Andando avanti, il favoloso mondo di Amélie, che oggi è diventato un cult per un'intera generazione. Anche lì un ricordo, non possiamo non chiederti. Sì, con Francesco Vairano, anche lì poi si lavorava in modo diverso. Vairano naturalmente lavorava in modo molto diverso da Tonino. Vairano si sapeva come si cominciava il turno all'1:30 spaccata. Quindi c'era un inizio e c'era una fine. E comunque si lavora ancora molto bene con lui, è molto preciso, metodico, sereno, rilassato, quindi un'atmosfera molto rilassata. Ecco, il film, tu hai detto, è diventato un cult, all'epoca io non l'avevo compreso, ma anche per l'età probabilmente, per cui non mi rendevo conto. L'hai rivisto a distanza di anni, hai avuto modo di rivederlo? No, non mi rivedo quasi, non mi risento quasi mai, è proprio una scelta. Quindi no, anche guardo poca televisione, anche appunto a casa si ripassa, accendo talmente poco la televisione che neanche lo so e non sono una che si risente volentieri. L'anno dopo esce Pearl Harbor, successo di botteghino, anche quello poi diventa in qualche modo un cult, tu doppi la protagonista, vorremmo qui chiederti un ricordo di Giorgio Piazza. Era il mio primo film vero in Sefit. Non ci lavoravo con loro, per cui quando feci il provino, vincere quel provino per me è stato era particolare, non avrei mai pensato. Mi ricordo che già quando mi chiamarono per fare il provino, mi disse, ma boh, non ci ho mai lavorato, non avevo mai lavorato con lui e quindi comunque c'era l'emozione di lavorare con una società e con un direttore con cui non avevo mai lavorato. Parliamo sempre di film che ho fatto dai 15 ai 20 anni, per cui ero giovane, ero emozionata, ero molto più ansiosa, quindi anche appunto un nuovo direttore era, no? Avevo un po' di ansia da prestazione, per fortuna non mi capita più. E mi ricordo che quando sono andata a prendere poi il pagamento di quel film mi sono fatta un regalo, perché ero grande, avevo 20 anni, potevo già usufruire liberamente dei miei guadagni e mi ricordo che mi fece un regalo mio, grande. Un regalo tuo? Sì. So che è una domanda difficile, c'è un ruolo a cui ti senti più legata, che ricordi con maggior trasporto, oltre a quelli che abbiamo citato? Forse Leon, perché è stato il primo. Forse Leon, perché è stato il primo. Se no, no, ti dico sempre quello che verrà, il film che verrà, il personaggio che verrà. Spero. Passando ora al mondo delle serie televisive, ti ha divertito di più doppiare Veronica Mars, Gossip Girl, D.O.C. oppure Heroes? Talmente tanti ruoli, non sappiamo quale scegliere. No, Veronica Mars no, perché ero sempre in colonna separata. Gossip Girl ero per forza in colonna separata e invece O.C. ci siamo divertiti tantissimo. O.C. ci siamo divertiti veramente tantissimo. Con Alessio Cigliano come direttore, che comunque è una persona divertente, eravamo un gruppo di ragazzi, l'ultima serie credo che ho fatto come
come andava fatta. E l'abbiamo ricordata proprio, guarda, forse un mese fa con Alessio Cigliano, e con Emiliano, mi ricordo io Emiliano, pazzesco, ci siamo divertiti tantissimo. E non riuscivamo a fare un anello, buona la prima. E o scivolavo io, scivolava lui. Si doppiava non solo alleggio insieme, ma si incideva insieme, per cui se sbagliava uno, le cose erano, spesso eravamo accavallati, sbagliavo io, sbagliava lui. E abbiamo riso tanto, meraviglioso, meraviglioso. Mm. Alessio ci ha fatto lavorare tantissimo, non ne passava una, sentiva sempre lui tutte le scivolate, ci cambiava tutti i dialoghi, addirittura da bravo maestrino nella pausa ci metteva seduti sulle scale della vecchia NC e ci dettava il copione che lui aveva ricorretto, e quindi noi per avvantaggiarci già di tutti gli anelli, di tutto il turno che sarebbe venuto, e ci correggevamo le battute, quindi avevamo già tutte le correzioni da solo, noi a mano, perciò ci siamo divertiti tantissimo. E ora il mondo dell'animazione, tu sei stata la voce di Rei Ayanami nella saga di Evangelion e di più di recente nell'atteso film Berserk l'epoca d'oro, capitolo terzo, l'avvento. Cosa significa passare dal doppiare un'attrice in carne ed ossa ad una disegnata sullo schermo, senza intenzioni, senza fiati? Teoricamente, senza teoricamente niente, nel senso che noi non doppiamo un disegno oppure una almeno per quanto mi riguarda, o un'attrice, io doppio le emozioni del disegno piuttosto che dell'attrice, per cui per me le emozioni, insomma, che siano disegnate o che siano recitate, sono emozioni, per cui io cerco, provo, spero di riuscirci, quindi a trasmettere, a ritrasmettere le emozioni che ci dà il personaggio sullo schermo, per cui per quanto mi riguarda, se devo doppiare un cartone oppure un'attrice, io faccio sempre il mio lavoro, io seguo, cerco di ritrasmettere quello che ci trasmette quel personaggio, ecco, diciamo che doppio il personaggio. Nel caso di Rei Ayanami che tu hai citato, il personaggio non aveva anima e per cui era complicatissimo, perché non potevo trasmettere nulla. Teoricamente il suo perché era il fatto che non trasmettesse nulla, per me è difficilissimo. E che differenza riscontri tra l'essere diretta al leggio da giovani direttori e tra quelli della precedente generazione? Cioè, oggi si fanno film in maniera sempre più veloce, con tempi sempre più ristretti, invece magari in passato si riusciva anche, appunto, ecco, ce ne parlavi prima, a ritagliarsi degli spazi, sì, anche di approfondimento, che poi naturalmente portavano a una lavorazione più meditata, più pensata. Ecco, visto che tu hai vissuto entrambi i momenti, vorremmo... Beh, naturalmente era un altro doppiaggio, era un altro lavoro. Però se la domanda specifica è sui direttori, ti dico che non riscontro una differenza, nel senso riscontro una differenza tra un bravo direttore e quello che per me non è un direttore adeguato. Quindi non farei una differenza generazionale. E trovi dei direttori preparati, bravi, che ti trasmettono molto, che ti aiutano, che ti seguono, che hanno un ottimo orecchio. Tra i giovani e trovi dei direttori che secondo me non hanno psicologia, non ti aiutano, sono stanchi, sono stufi, non hanno passione, non hanno competenze, si può dire, anche tra alcuni che fanno questo mestiere da sempre, da una vita, per cui insomma non ne farei una questione generazionale. Di passione, di competenza. Quello che per me è un bravo, poi ognuno anche ha i propri canoni, no? Ma è anche molto soggettivo, perché poi ci sono dei direttori con cui io mi trovo benissimo e alcuni miei colleghi no, e viceversa, direttori con cui i miei colleghi si trovano benissimo e con cui io non mi sento a mio agio, non lavoro bene, o secondo me non hanno le competenze gestire, che io, certi tipi per di gestire film. Di film o comunque per gestire una qualsiasi direzione, però appunto io distingo tra quello che per me è un bravo direttore e quello che per me non lo è. Cosa vuol dire per dei bambini avere una madre che è una delle voci del cinema? Tu sei mamma e... Niente, mamma e mamma. Mamma e mamma. Mamma e mamma, assolutamente niente, non mi chiedono niente
Qualche favola, qualche... Ah no, io racconto tutte le sere le favole ai miei figli, non si addormentano senza, ma non credo che dipenda dal mio lavoro, dipende dal fatto che sono mamma, e quindi io spero che quasi tutte le mamme leggano favole ai propri figli, insomma non credo che sia una questione del mio lavoro. I miei figli sono venuti con me ai turni, è capitato a volte anche per un rifacimento veloce ed ero con loro in giro, mio figlio è venuto in gita con la propria classe. E capita a loro di sentirti in televisione di non riconoscermi, ogni tanto guardano delle serie, dico questa è mamma, chi? Ma che dici mamma? Ma no, tu non sei, aspetta, no, vabbè mamma zitta che non si sente niente, adesso dobbiamo continuare a guardare. È capitato ultimamente proprio che vedevano una serie che avevo fatto io anni fa, H2O, una serie per teenager, per ragazzi, e la guardavano e gli ho detto questa sono, cambiando, non è una serie che loro guardano, quindi cambiando, a un certo punto volevano vedere di che cosa si trattasse, io sono passata e mi sono sentita, ho detto guardate questa è carina, l'ha fatta mamma, sentite. E loro hanno sentito un po', poi si sono guardati, vabbè non ci piace, hanno cambiato, per cui no, assolutamente niente. E nei festival del doppiaggio come Romix, il Gran Premio, tanti festival che si fanno in questi periodi, si ha come l'impressione che i giovani doppiatori siano legati appunto da un senso d'appartenenza alla categoria, al mestiere, quasi speciale. È una sensazione veritiera? Beh, diciamo che comunque il doppiaggio, essendo un lavoro molto particolare, ancora riservato diciamo a una nicchia, diciamo che ci si sente come in una piccola comunità, e poi spesso si è cresciuti insieme e si è condiviso qualcosa di particolare anche in tenera età, e quei ricordi rimangono, sono importanti e sono ricordi forti. E poi come in tutti i mestieri, in tutte le comunità, ci sono persone con cui c'è più alchimia, alcune persone con cui ce n'è meno, persone con cui condividi di più, persone con cui condividi di meno, però diciamo che sì, forse poi alla base c'è molto affetto, non sempre dimostrazioni d'affetto, però l'affetto credo che ci sia, e poi importante c'è anche molto rispetto, non sempre purtroppo, però secondo me questo... soprattutto tra i giovani c'è molto rispetto. E puoi anticiparci qualche progetto futuro, qualche lavorazione in uscita, qualche cosa che hai fatto di recente sta per uscire? Perché di solito non mi ricordo niente, però so che devo fare, perché ho il turno domani e il nuovo film su Steve Jobs. Va bene, allora vedremo al cinema il nuovo film di Steve Jobs, ecco, tra le voci anche quella di Valentina Mari, che ringraziamo per questo tuo contributo al nostro ciclo di interviste sulla storia del doppiaggio. Grazie a te, grazie a voi. E da ultimo ti chiediamo di mandare un saluto speciale a tutti i visitatori del nostro sito, l'Enciclopedia del Doppiaggio.